I lettori dovrebbero andare fieri delle loro competenze e non vergognarsi di coltivarle, non fosse altro perché gli scrittori hanno bisogno di loro. Per reagire allo scrittore ideale ci vuole un lettore ideale, cioè un lettore in grado di accogliere nella sua mente un'immagine della coscienza umana talmente diversa dalla sua da risultare quasi offensiva per la ragione. Anche il lettore deve avere talento. L'ideale è o sembra più intelligente dello scrittore. Il lettore ideale non gliene fa una colpa, ma che la letteratura non dipende dai lettori ideali, ma solo dai lettori sufficientemente bravi. Quando si scrive, penso che questo valga per moltissimi scrittori, non c'è in realtà una differenza sulla base del genere di scrittura. Scrivere è sempre scrivere e significa, almeno per me, sempre cercare di raccontare la verità nel modo più accurato possibile. Mi diceva anche Martina Testa, che è la traduttrice di questo volume, che a lei è sembrato che in questo libro di saggi io mi presentassi in modo più personale rispetto a quanto non avviene nella narrativa. E forse questo può essere dovuto anche all'età, semplicemente, ma in ogni caso io sento sempre di più la necessità di raccontare le cose in modo più diretto, in modo più veritiero. Induce gravemente alla lettura.